Per la prima volta a Trieste e per la seconda in Italia, una nave da crociera viene rifornita di gas naturale liquefatto, GNL, da un'altra nave, il cosiddetto ship to ship. Ecco le due protagoniste dell'operazione all'ormeggio 57 del Molo VII, la Silver Ray, nave bianca fresca di Varo, armata dalla Silver Sea, società extra lusso del gruppo Royal Caribbean, mentre la Bettolina, che trasporta il gas naturale liquefatto, e la Ravenna Knutsen, sostenuta nella manovra di stamani da quattro rimorchiatori che hanno lavorato sotto le raffiche di Bora. Il gas arriva dal deposito costiero di Ravenna, che si rifornisce a sua volta via nave da impianti rigassificatori all'estero, soprattutto dalla Spagna, dove si trovano 7 dei 14 rigassificatori presenti in Europa. Rispetto al normale gas naturale, il GNL ha il vantaggio di un minor volume, il che rende più semplice la conservazione e il trasporto dal terminale. In generale, questo carburante comporta una riduzione delle emissioni di gas serra all'interno dell'atmosfera. Un altro rifornimento di GNL è stato eseguito di recente a Trapani, ma con la modalità track to ship, ossia da terra. Lo ship to ship, ossia da bettolina a nave, è una tecnica utilizzata una sola volta in Italia per la nave Costa Smeralda alla Spezia nel 2020. La Capitaneria di Porto ha dato l'avallo all'operazione con un'ordinanza emessa lo scorso 5 luglio.